Buonasera e benvenuti a questo appuntamento del primo worship di quest'anno. Trovate sul vostro tavolo le cartoline che potete portare a casa, potete regalare a qualche amico, visto che stasera vi siete divertiti tanto, quindi potete dire al prossimo worship: vieni con me a lodare il Signore. Siamo qua appunto per lodare tutti insieme, noi sul palco e voi sotto il palco. C'è un palco che ci divide, però agli occhi del Signore siamo tutti ad un piano, nel senso tutti uguali e vogliamo lodare il Signore. Per introdurvi questa serata vi mando, eppure l'ho fatto io tondo, vi mando un... spengete con i cellulari, che tanto non vi chiama nessuno, e lasciate perdere. Buonasera, ritardatari. Vi mando un piccolo video per introdurre il worship. Aspetta. A tu sì che vales. Sabato sera io pianto da morire guardando Tu sì che vales. Purtroppo non c'è il video ufficiale, perché siccome è in concorso, fino a che non finisce il concorso non possono pubblicare il video su YouTube. Quindi però ho trovato, uno ha raccontato un po' la vicenda, la voce è bruttissima, quella del computer, però rende sempre l'idea. E vi consiglio, appena è finita tu qui sì che vales, di andarla a guardare, perché è una testimonianza bellissima. Vai! Momenti di commozione a Tu sì che vales. Sul palco del talent show di Canale 5 è approdato Christopher Castellini, un illusionista costretto su una sedia a rotelle da una malattia degenerativa. Ho 25 anni, ha esordito Christopher. Vengo da un piccolo paese in provincia di Brescia e questa sera sono qui perché vorrei parlare in qualche modo delle nostre scelte. Il tema di fondo è: sono libere oppure no? Potrebbero essere libere o fare parte di un disegno più grande. Il giovane mago ha coinvolto i quattro giudici nel suo numero. Prima li ha invitati a prendere posto in ordine assolutamente casuale su quattro sedie, ciascuna ricoperta da un telo. Poi ha chiesto loro di scegliere una busta. Ciascuna conteneva quattro cartoncini di colori diversi. Alla fine della performance, il colore di ogni sedia corrispondeva magicamente al colore del cartoncino che ogni giudice teneva in mano. Vi confesso che anche io nella mia vita mi sono chiesto tantissime volte come mai sono seduto su questa sedia. Ma se c'è qualcosa che ho capito è che niente accade per caso. Bene, siamo nel posto migliore in cui potremmo essere, ha spiegato Christopher, mentre Jerry Scotti scoppiava in lacrime. Siamo nel posto migliore in cui potremmo essere. Voi siete seduti in queste sedie, sicuramente avete lasciato magari una famiglia a casa, degli amici al bar o una cena. Avete fatto questa scelta stasera di venire qua. E vi assicuro che è la scelta giusta, perché noi stasera facciamo la cosa più bella che un cristiano possa fare, quella di lodare il Signore. Lo faremo con la metodologia del worship. Noi suoneremo delle canzoni, i testi verranno proiettati qui dietro. I testi sono semplicissimi, e anche se non li conoscete, dopo due minuti vedrete che la vostra voce uscirà e loderà il Signore, perché sono semplici e molto ripetitivi. E quindi ci alziamo tutti in piedi e iniziamo questa lode. Allora, se c'è qualcuno che è rimasto in piedi in fondo, qui davanti ci sono dei tavolini liberi.
Vogliamo chiederti, Signore, di aprire i nostri occhi. Di aprire i nostri occhi affinché si possa vedere la tua venuta, il tuo volto negli occhi dei nostri fratelli. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Perché sempre regnerai, innalziamo a te il nostro canto, la tua lode risuonerà. Tu sei santo, santo, santo. Eleviamo la nostra voce. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Aprimi gli occhi del cuore, aprimi gli occhi, Signor, voglio vederti, voglio vederti. Forte! Perché sempre regnerai, innalziamo a te il nostro canto, la tua gloria risplenderà. Tu sei santo, 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 perché sempre regnerai. Innalziamo a te il nostro canto, la tua lode risplenderà. Tu sei santo, 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 santo. Vogliamo riconoscerti santo, Signore Gesù. Santo, santo. Vogliamo riconoscerti santo questa sera. Santo, santo. Vogliamo riconoscerti il Signore della nostra vita e vogliamo vederti. Vieni, Signore Gesù, in mezzo a noi. Santo, santo, santo. Santo, riconosciamo santo, Gesù santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 voglio vederti. Santo, 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 tu sei santo, Signore. Santo, 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 tu sei santo, Signore. Santo, 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 voglio vederti. Perché sempre regnerai, innalziamo a te il nostro canto, la tua gloria risplenderà. Tu sei santo, 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 perché sempre regnerai. Innalziamo a te il nostro canto, la tua gloria risplenderà. Tu sei santo, santo, santo. Grazie, Signore Gesù.
Grazie Signore Gesù per questa sera, grazie per l'opportunità che ci dai stasera di poter essere qui a lodarti e ringraziarti per tutte le meraviglie che compi nelle nostre vite. E noi vogliamo riconoscerti come il Dio, il nostro Dio, la nostra roccia. Lode e gloria a te, oh Signore. Cambia la vista ai ciechi, dona, non c'è nessuno come te. Brilli nell'oscurità, la vita a tutti noi dai, non c'è nessuno. Dio è più forte, il nostro Dio è più di ogni altro. Dio guarisce, Dio è potente, è il nostro Dio. Sei un Dio potente e sei il Dio dell'impossibile. Brilli nell'oscurità, vita a tutti noi dai, non c'è nessuno come te. Dio è più grande, Dio è più forte, il nostro Dio è più di ogni altro. Dio guarisce, Dio è potente, è il nostro Dio. Dio è più grande, Dio è più forte, il nostro Dio è più di ogni altro. Dio guarisce, Dio è potente, è il nostro Dio. Con noi chi ci potrà fermare? E se Dio è con noi, chi sarà contro noi? E se Dio è con noi, chi ci potrà fermare? E se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Oh! Grande, Dio è più forte, il nostro Dio è più di ogni altro. Dio guarisce, Dio è potente, è il nostro Dio. Dio è più grande, Dio è più forte, il nostro Dio è più di ogni altro. Dio guarisce, Dio è potente, è il nostro Dio. E se Dio è con noi, chi ci potrà fermare? E se Dio è con noi, chi sarà contro noi? E se Dio è con noi, chi ci potrà fermare? E se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Separare da te, perché tu sei il nostro Dio, sei il più grande, sei il più potente.
Lode a te, mio Signore, lode a te. Grazie, Signore, grazie per la tua presenza qui questa sera. Grazie, Signore, per tutte le volte che tu ci stai vicino e noi non ci rendiamo conto. Grazie, Signore, noi crediamo in te, crediamo nella tua venuta, nella tua resurrezione, nella tua santa Chiesa. Signore Padre eterno, tu sei il Creator onnipotente. Sei tu che hai generato con il tuo Spirito Gesù Salvatore. Io credo in Dio Padre, nel Santo Spirito, in Cristo tuo Figlio, la Santa Trinità, nella tua resurrezione e che tu ritornerai, perché io credo nel tuo nome, Gesù. Facciamo la nostra professione di fede. Giudice o difensore, la croce e il trono tuo, in te il perdono. Dopo l'oscurità risali alla gloria, alla destra del Padre. Alzate la voce. Io credo in Dio Padre, nel Santo Spirito, in Cristo tuo Figlio, la Santa Trinità, nella tua resurrezione e che tu ritornerai, perché io credo nel tuo nome, Gesù. Spirito, in Cristo tuo Figlio, la Santa Trinità, nella tua resurrezione, quando tu ritornerai, perché io credo nel tuo nome, Gesù. Io credo in Dio Padre, nel Santo Spirito, Cristo tuo Figlio, la Santa Trinità, nella tua resurrezione e che tu ritornerai, perché io credo nel tuo nome, Gesù, perché io credo nel tuo nome, Gesù, perché io credo nel tuo nome. Crediamo nella potenza del tuo nome. La tua santa Chiesa, in Maria Vergine, io credo nella vita eterna
Confido in te, Signore, nella tua resurrezione, quando tu ritornerai, perché io credo nel tuo nome, Gesù. Io credo in Dio Padre, nel Santo Spirito, in Cristo tuo Figlio, la Santa Trinità, nella tua resurrezione, quando tu ritornerai, perché io credo nel tuo nome, Gesù. Io credo in Dio Padre, nel Santo Spirito, in Cristo tuo Figlio, la Santa Trinità, nella tua resurrezione, e che tu ritornerai, perché io credo nel tuo nome, Gesù, perché io credo nel tuo nome. Crediamo nel tuo nome. Il tuo nome ci salva. Solo a pronunciare il tuo nome succedono cose meravigliose. Lode a te, Signore Gesù. Lode a te, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Vogliamo adorarti. Vogliamo ringraziarti. Sempre la nostra presenza, Gesù, non nasconderci mai il tuo volto. A te sei venuto a salvarmi, voglio restar con te. Stare con te che
l'annunceremo al mondo, l'annunceremo ai nostri amici, alle genti, testimoniando con la nostra vita. Lode e gloria a te, Signore. Salvarmi, voglio restare con te. Mio Dio, ho gridato a te, sei venuto a salvarmi, voglio restare con te. È dolce rimanere alla tua presenza, Signore. È dolce stare con te. Grazie per la tua presenza. Manda ora il tuo spirito, soffia su noi il tuo respiro. Apriamo le braccia e invochiamo lo Spirito Santo di Dio, colui che ci dà vita, colui che ci dà consolazione. Si spalancano i cieli. Vieni, Spirito. Segni e prodigi dall'assù, quando riversi il tuo Spirito, potenza su di noi, della tua presenza. Vieni, Spirito, come un fiume in me, bagnami col tuo immenso amore. Santo Spirito, brucia dentro me quando invoco il tuo nome. Spirito, come un fiume.
fiume in me. Bagnami col tuo immenso amore, Santo Spirito, brucia dentro me quando invoco il tuo nome. Quando invoco il tuo nome. Quando invoco il tuo nome. Invoco il tuo nome, Gesù. Spirito Santo, come consuma, mi consumi al tuo cospetto, ora mi arrendo alla gloria, la tua gloria, Spirito Santo, come un fuoco. Invoco il tuo nome, Gesù.
Grazie Signore perché col tuo Spirito ci permetti di lasciarci consumare. Grazie per tutte le volte che non diciamo di no a questo, tutte le volte che ci mettiamo nelle tue mani, Spirito Santo, e ci facciamo portare dove tu vuoi portarci, senza sapere dove ci porterai. Grazie Signore Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ve vedo meglio. Tutte le volte che finisco, Fabio mi strapazzo che mi porto la Bibbia, e stasera l'ho portata. Eccola qua. Ce l'abbiamo tutti dentro le nostre tasche. Allora, parto da un incontro. Ho incontrato Gesù il 15 marzo 2006. Ho già detto diverse volte, sta cosa non è una novità. È stata un'esperienza molto dolorosa, ma meravigliosa. Indimenticabile, inattaccabile, incancellabile. Quindi è una cosa che mi rimane dentro per sempre, me la ricorderò per sempre. Ha cambiato la mia vita, sì. E ce l'ho ogni giorno nel cuore. Ho incontrato Marco. Marco è il marocchino che mi fa il prato a casa mia. Non si chiama Marco, si chiama, c'ha un nome strano, una volta mi ha dato il suo documento, ma più difficile dei marocchini normali, molto più difficile. E quindi lui si fa chiamare Marco, così anche per semplicità, anche per lui. Qualche anno fa c'era prima un altro marocchino, aiutava il mio babbo a fare il prato, e dopo questo aveva trovato un altro lavoro, mi sono ritrovato questo nuovo a fare il prato. Lo incontro ancora spesso, quasi tutti i giorni. Viene a negozio spesso da me, si ferma, si mette sulla poltrona, due chiacchiere, una bella introduzione, alla fine insomma mi chiede i soldi perché gli servono i soldi, ecco che cosa fa. Quindi viene a negozio, si ferma, chiacchiera, chiede i soldi e va via. Ho incontrato mia moglie nel 2007, ero al lavoro, lei era molto giovane, al che la mia collega più anziana, da brava signora, questa ma che vuole, per me era solo invidiosa del suo federino che era molto più alto del suo, che era già in discesa. Mi ricordo che facevi i commenti su sta ragazza giovane che era entrata, che sembrava quasi gli volesse fregare il lavoro. E come Marco, la mia moglie la incontro spesso. Viene a negozio, fa due chiacchiere, chiede i soldi e va via. Dopo la rincontro anche in casa, ma intanto, ecco, il più è fatto prima. Allora, incontri, tutti i giorni facciamo degli incontri. Cosa resta di questi incontri? Beh, la Jessica l'ho sposata dal 2007, dopo ci siamo sposati nel 2011. Marco continua lì a fare il prato perché un altro lavoro l'ha trovato, quindi viene aiutato a noi, al mio babbo a casa. E Gesù, uno degli ultimi corsi che ho fatto, c'era sta domanda qui, che probabilmente era una domanda che ce l'avevo dentro da tanto tempo, però non ho mai avuto la capacità di farmela. Ho incontrato Gesù nel 2006, che è rimasto di questo incontro? Allora uno dice, oh, ha incontrato, si è convertito, bene, a posto. E invece no, la banalità degli incontri è che se non li coltivi, l'incontro di per sé muore. Cioè, io posso dire di avere fatto esperienza di Gesù, ma mi sono convertito veramente? E posso dire anche di sì, è vero, io mi sono convertito, ma questa conversione è cresciuta? È andata avanti? Che cosa mi ha lasciato quell'incontro? E la risposta rispetto ad un incontro che facciamo riguarda quello che ci lascia, ha sempre l'altra faccia della medaglia. Il segreto di un incontro è sempre cosa lascio io durante l'incontro, cosa ho lasciato io a Gesù. Perché di un incontro non me ne faccio niente se non lascio niente alla persona che incontro.
Quindi a Marco e alla Jessica gli lascio i soldi e Gesù che gli lascio. Tante persone che incontrano Gesù, e io lo sperimento ogni giorno in me, vivono come se non lo conoscessero. E dimenticando quel che è successo quel giorno, non parlo tanto, se non ci avete questa esperienza diretta di l'ho incontrato quel giorno, comunque tutti noi, se siamo qui, ci avevamo una piccola esperienza di Gesù. Magari tanti anni fa, magari dopo ci siamo lasciati andare, ma tutti abbiamo un'esperienza piccola di Gesù. E tanti incontri ci lasciano indifferenti. Io per lavoro il giorno incontro tanta gente e passa, va, non mi lascia niente. Perché? Perché gli incontri che toccano, gli incontri che lasciano qualcosa, sono quelli che toccano il cuore. Sto cuore, sempre all'ultimo corso che sono stato, m'ha scatizzato, sto cuore. Io sono sempre parecchio preciso, va fatto questo, per, anche come evangelizzatore nel mio piccolo, mi dico bisogna fare questo e questo. E però il cuore lo sempre, lascio sempre all'ultimo posto. Allora questo incontro con Gesù è una conversione ogni giorno, se no ci perdiamo. Mi ricordo da piccino, c'era il mio zio prete Don Zefferino, che quello morto, che da piccino a me e alla mia sorella ci portava, ma piccini parecchio, se era 6, 7, 8, 9 anni massimo, ci portava a Međugorje e lui aveva scoperto questo Međugorje e faceva 4 viaggi l'anno durante l'estate. E ci portava a Međugorje, e a me e alla mia sorella, ci badava lui, non so come, non mi ricordo bene. E mi ricordo tutti questi pullman, queste carovane di gente, tutti estasiati da questo incontro dei veggenti, la Madonna, chi vedeva la Madonna sulle foto, chi la vedeva sulla nuvola, insomma, tutti quanti. E sentivo veramente conversioni belle. Bene, me ne ricordo una in particolare di uno che era, tra l'altro era, nasceva come accompagnatore, come guida, e lui spiegava: io sono venuto qui, ho cominciato per lavoro, perché per me era un lavoro, però qui, su questo posto qui, ho veramente incontrato qualcosa di forte, ho veramente incontrato Gesù. E a Gesù ho voluto dare la mia vita. E la prima cosa che ho fatto, perché era una cosa che volevo fare da tanto tempo e sapevo che dovevo farla, è che ho smesso di fumare. Io ho preso il pacchetto quel giorno, era avviato con una sigaretta sola, l'ho messo lì e ho detto: per la grazia della Madonna e per l'amore che ho per Gesù, io oggi smetto di fumare. Ce l'ho sempre in testa, perché mi ricordo forse gli ultimi viaggi che feci, perché dopo lui l'ha fatti più, che è morto, rincontrai questa persona che fumava. E un pochino più spento, ma non un pochino, parecchio più spento. E penso al mio incontro del 2006 e mi rincontro oggi o di per me e mi vedo un pochino più spento, perché non ho coltivato questo incontro. Quindi Gesù fa una cosa però per me, da quell'incontro mi ha detto chiaramente che è follemente innamorato di me. E questo l'ho capito chiaramente, perché quello che ha fatto per me non l'ha fatto mai nessuno, come l'ha fatto lui e come so che lo fa lui ogni giorno. Banalmente il cristiano ha tanti strumenti per incontrare Gesù, e io ultimamente mi ritrovo veramente accolto nella lettera d'amore che lui c'ha per me, che è la famosa Bibbia che vi dicevo, che abbiamo tutti in tasca, ricordatevi, che quando volete la Bibbia ce l'abbiamo in tasca. E il Vangelo che sento da secoli, sempre quello, ogni volta che l'ascolto nelle mie giornate mi cambia. Quando mi spiegarono la parola è viva, si è fermenta, cambia, un giorno ti dice una cosa, la stessa cosa ti dice un'altra cosa un altro giorno. E quindi penso che il primo passo che devo fare verso questo amore che Gesù ha per me è quello di
ascoltare tutti i giorni il Vangelo, e cerco di farlo nel mio piccolo. C'è questa straordinaria applicazione che consiglio a tutti, che è Pregaudio, dove semplicemente sembra che dura un botto, invece oggi ci ho riguardato, mi c'è caduto l'occhio, 4 minuti, 5, massimo 5 minuti al giorno. Legge semplicemente la parola del giorno, quindi si può ascoltare in macchina, si può ascoltare ovunque nelle vostre giornate, legge la parola del giorno e poi c'è un breve commento dietro. Quindi Gesù mi ha lasciato questa lettera d'amore che mi viene letta tutti i giorni addirittura, manco devo fare la fatica di leggerla io, mi viene letta, ma io devo fare questo esercizio, non devo trascurare questo amore, come non devo trascurare l'amore per la mia moglie, non devo trascurare l'amore di Gesù per me, quindi devo mettermi in ascolto, come devo mettermi in ascolto dell'amore della mia moglie per me, con i sustrelli, con tante cose che dice, non dice, ma tu le devi capire perché fanno parte del gioco dell'amore, così con Gesù devo fare lo stesso. Quindi ogni giorno mettersi all'ascolto della parola. A sto punto avevo pensato, alzi la mano chi l'ascolta tutti i giorni, ma nel facemo. E ho anche pensato, alzi la mano chi l'ascolta un giorno più della domenica, ma nel facemo. Ho anche pensato, ditemi il Vangelo di domenica, ma nel facevo, perché Marco lo manco io, sinceramente. Allora, cosa mi dice? Un giorno mi ha detto questa cosa qui. Il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali. Quel giorno Gesù, nel suo amore, mi ha detto questa parola. Ancora di più, Gesù, nel suo amore, mi ha lasciato questa meditazione del pretino che spiego qui su Pregaudio. E spiegava questa cosa qui. Siamo figli di un Dio che sceglie di venire in missione sulla terra. Come pensavamo di non dover diventare missionari a nostra volta? La missione non è un optional per i cristiani. Siamo fatti così. Ma non per partire in chissà quale parte del mondo. La missione è semplicemente l'uscire da noi stessi per andare incontro all'altro. Tutto qui. La novità è nella modalità con cui Gesù ci invia. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non dice andate come cacciatori in mezzo ai lupi e neppure come lupi in mezzo ai lupi. Nel primo caso saremmo dei conquistatori, nel secondo caso come minimo scateneremmo una guerra. No, ci dice, andate come agnelli, in inferiorità, con le armi del disarmo e con il rischio fattivo del fallimento. Quanti fallimenti viviamo ogni giorno in parrocchia nella nostra missione pastorale? È la logica degli agnelli in mezzo ai lupi. Certo, avessimo soldi, potere, mezzi a disposizione, ma tutto questo non sarebbe missionario secondo il Vangelo. No, forse il fallimento è proprio necessario. Quando ascoltavo sta parola e sto commento, mi sono fermato parecchio su sta sorta di fallimento. Tutte le volte che come evangelizzatore, come testimone, come cristiano, non raggiungo risultati, per poi scoprire che magari i risultati sono quelli che ho dentro io la mia testa, non sono quelli che Gesù vuole ottenere tramite me. Quindi riconosce il fallimento nella mia opera di evangelizzazione misera, perché è misera, e ci sta. Cioè effettivamente faccio talmente poco che posso convertire la gente così come faceva Gesù. E però la cosa che più mi ha sconquassato dentro quando ascoltavo questo commento è stato non tanto del discorso dei lupi, bello, agnelli, mezzo ai lupi, mi ricordo sempre una di quelle persone che da cui ho imparato tanto e che l'ultima volta che ho sentito dire scriveva bestemmie su Facebook, per dire, grandissimo cristiano e adesso faceva quest'altro e dice che adesso non vedo più tanto, ma si è riavvicinato tanto a Gesù, me l'auguro, e
di fronte a sta parola fece questo commento: bisogna stare attento ogni tanto di non essere tanto agnelli in mezzo ai lupi, ma di diventare lupi noi stessi di chi abbiamo intorno. E quante volte io sbrano chi ho intorno a me e non sono per niente agnello. Però la parola bella era questa: la missione non è un optional per i cristiani, siamo fatti così, punto. Se non sento la missione consustanziale, sta parola piena di niente, di me, io non sono cristiano. Se non la sento facente parte di me, io non sono cristiano. Se non la sento parte della mia vita, quell'incontro del 2006 non serve a niente. È lo stesso incontro che ho con Marco tutti i giorni. Non serve a niente. Missione, quest'anno questa parola missione mi rimbomba nella testa. Allora io faccio le cellule di evangelizzazione, altrimenti dette cellule, già si risparmia sul nome. La parte bella di questo nome è evangelizzazione. Quando si dice ci sei andato alla cellula, mentre la cosa bella, ci sei andato a evangelizzare. Allora quest'anno, per chi non le conosce, le cellule sono un percorso. E adesso guardate bello quando ve lo riassumo. È un percorso di amore e di stima reciproca che prevede servizio, preghiera e condivisione. E immagino tutti quelli che le fanno, le hanno fatte, adesso stanno ridendo. Perché il segreto della Chiesa è proprio questo. Dalla cellula alla Chiesa, i cristiani fra di loro non si vogliono tanto bene. I cristiani fra di loro non si stimano tanto. I cristiani fra di loro non servono il fratello col fratello, non pregano l'uno per l'altro. È il problema di noi cristiani, ma penso che è il problema dell'uomo, siamo tutti profondamente egoisti e pensiamo ai fatti nostri. Quindi quanto è difficile con la persona che ho vicino fare un percorso di amore e di stima reciproca che prevede servizio, preghiera e condivisione. A me mi viene difficilissimo con la mia moglie che l'ho sposata, figuratevi a me quanto mi viene difficile con uno che incontro così e dovrei evangelizzare, ma poi alla fine lui torna a casa sua e io sono a casa mia. Quindi capite che siamo messi un po' male da questo punto di vista, ma dopo arrivo anche a capire il perché. Allora, quest'anno nelle cellule avevamo proposto la missione, cioè uno individua, già è brutto di cos'è, cioè pensa alle persone che ci avvicino e fa di tutto per annunciargli Gesù. Quindi prima prega, e qui già vi anticipo dov'è il problema di noi cristiani che impreghiamo, per quello nascono tante discordie, perché impreghiamo. Perché se io pregassi per la persona con cui ho qualche problema di relazione cristiano non cristiano, non ce l'avrei, è impossibile. Io una volta volevo una persona morta perché mi stava antipatica, non mi ha fatto niente, ma la volevo morta, mi sarebbe piaciuto vederla morta, e io ho cominciato a pregare per risolvere il problema. E quando dopo l'ho incontrata per strada, e dopo che ci hai pregato 2 settimane, non la vedi da 2 settimane, ci hai pregato, non desideri più la sua morte, ve l'assicuro. Quindi questa missione delle cellule prevede preghiera, servizio, e alla fine si annuncia il nostro incontro con Gesù. Vi lascio immaginare che terrore che ha portato questa proposta prima di tutto in me. Ma come si fa? Come si fa? Ma che tocca fa? Però bisogna organizzarci, bisogna vedere, bisogna fare gli step, bisogna fare un percorso, spieghiamo. E già, tutta questa bega per essere cristiani normali, niente di particolare andrebbe fatto in questa missione delle cellule, del cristiano, del Magnificat, dei neocatecumeni. Cristiani normali, pregare, servire, annunciare. Sto parlando praticamente tutta di bella teoria, perché io questa teoria qui la conosco da 30 anni, sino 40. Pregare, servire, annunciare, tutto molto facile. Scaletta, ta 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 ta.
Allora, il cristiano non si può permettere di vivere nella privacy. L'essere cristiani non è un fatto privato. Siamo cristiani per evangelizzare. Come diceva prima, la missione non è un optional per i cristiani. Siamo fatti così. Vi ricordate Gesù, Dio, quando ci ha creati e ha tirato fuori l'uomo e la donna? Ci ha inventati, costruiti per evangelizzare. Missionari del Vangelo di Gesù. Ancora sentite tutte queste belle parole, questa bella teoria. C'è qualcosa che però nella mia vita, di fronte a questa bella teoria che conosco, cerco di applicare ogni giorno, a volte non mi torna, e spesso non mi torna. Sempre dal mio pregaudio, Papa Francesco ha individuato un problemino sempre di noi cristiani. Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Il commento di Papa Francesco è: Gesù prega, Gesù chiama, Gesù sceglie, Gesù invia i discepoli, Gesù guarisce la folla. Come vedete all'inizio Gesù prega, la prima cosa Gesù prega. Dentro a questo tempio, questo Gesù che è la pietra d'angolo, fa tutto questo lavoro. È lui che porta avanti la Chiesa così. Come diceva Paolo, questa Chiesa è edificata sul fondamento degli Apostoli. Tutti sono peccatori, ma lui scelse. Gesù ha scelto 12 peccatori. Se ci fermiamo di fronte al nostro peccato, al mio peccato, al peccato che vedo nell'altro, rimaniamo fermi qui, nessuno prega, nessuno serve, nessuno annuncia, perché il peccato ci inchioda noi stessi. Quando invece, semplicemente lo sappiamo, Gesù è salito sulla croce per questo peccato. Quindi non può esserci l'impedimento. Continua Papa Francesco: se noi non entriamo in questo tempio e facciamo parte di questa costruzione affinché lo Spirito Santo abiti in noi, noi non siamo nella Chiesa. Se noi non entriamo in questo tempio e facciamo parte di questa costruzione affinché lo Spirito Santo abiti in noi, noi non siamo nella Chiesa. Quante volte invoco lo Spirito Santo? L'avevamo appena invocato, prima pregando, preparandoci col gruppo, abbiamo invocato lo Spirito Santo anche con parole alternative che non ci veniva la canzone. Quante volte nella mia cellula, dopo la preghiera di lode, invoco lo Spirito Santo, ma come diceva la canzone prima, mi lascio veramente trasportare da questo Spirito. Papa Francesco dice: noi siamo alla porta e guardiamo. Ma che bello, sì, questo è bello. Cristiani che non vanno più avanti della reception della Chiesa, sono lì alla porta. Ma sì, sono cattolico, sì, ma non troppo, così. Siamo così precisamente come questa sera, e lo notavo, avrei fatto precisamente come voi, non mi sarei mai messo in questi 3 tavolini davanti. Perché noi siamo cristiani così. In mezzo, in fondo no, perché dopo mi rompono le scatole, in mezzo. Ah, carino, mi metto qui, speriamo che mi arriva qualcuno davanti, così mi copre, così quando sbadeglio non mi vedono, non vi preoccupate che non si vede niente. Ed ecco qua la Chiesa inquadrata da Papa Francesco. A Gesù non importò il peccato di Pietro, cercava il cuore, ma per trovare questo cuore, per guarirlo, pregò. Gesù che prega e Gesù che guarisce anche per ognuno di noi. Noi non possiamo capire la Chiesa senza questo Gesù che prega e questo Gesù che guarisce. Che lo Spirito Santo ci faccia capire a tutti noi che questa Chiesa, che ha la forza nella preghiera di Gesù per noi, che è capace di guarirci tutti noi. Di tutto questo discorso vi rileggo solo 3 parole. Cercava il cuore. Tutte queste belle teorie, la missione, come la facciamo, come la viviamo, come ci organizziamo, come evangelizziamo, bisogna pregare, poi bisogna invitare, poi bisogna servire, il cuore. Il 15 marzo 2006, quando ho incontrato Gesù, lui, il mio cuore, ce l'aveva in mano e sanguinava perché lui ha toccato il mio cuore. E quante volte io, di fronte alla persona che devo evangelizzare,
rimetto questo cuore in gioco, il mio, non il suo, perché se io non metto in gioco il mio cuore, l'altra persona rimane un incontro così, che prende e se ne va. Tutte le belle teorie che abbiamo sull'evangelizzazione della nostra Chiesa, sull'essere cristiani siamo fatti così, decadono tutte se noi non tiriamo fuori il cuore. L'amore di Dio per noi è esclusivo. L'amore di Dio per me, io lo so che è esclusivo, perché Lui ha tenuto in mano il mio cuore. E io ho sperimentato questo. Se tu non l'hai sperimentato, non importa se tu non l'hai sentito come l'ho sentito io. Tu sai che l'amore di Dio per te è esclusivo. Quello che Dio dà a me non lo dà a nessuno di tutti voi. Non lo dà a nessuno, come quello che dà a mia moglie non lo dà a me. Come quello che dà a ciascuno di noi rimane per noi, è esclusivo. L'intimità che abbiamo con Gesù ce l'abbiamo solo noi. E il frutto di questa intimità dipende da noi. Io amo Dio esclusivamente, lo metto al primo posto? Chiaramente risposta molto facile per tutti, no. Lui è pazzo di me. Lui è pazzo di me. Mi ricordo le prime volte che uscivo con la mia moglie, una sera, una mattina, feci le 5 del mattino e alle 7 entravo al lavoro, tranquillo come avessi dormito 10 ore. Come avessi dormito 10 ore. Perché se il tuo cuore viene toccato, ritrovi tutte le energie del mondo. L'ultima volta, o adesso che siete innamorati, l'ultima volta che siete stati innamorati, questa esperienza la potete fare tranquillamente. Energia go go. Adesso le nostre energie vanno tutte per Bade i Fioli e preferiamo dormire più a lungo possibile, ma tanto ci svegliano prima. Ed è il bello, per esempio, di questa cosa, che io non posso più vivere con la mia moglie di tornare alle 5 del mattino, perché vediamo l'ora di già letto la sera, e che vediamo il compimento di questo amore nel badare i nostri fioli. Quindi è un compimento più grande, ma voi pensate all'amore, le pazzie che ci fa fare, pensate al non amore come ci lascia in poltrona, alle 11 della sera è sonno e preferisce andare a letto. Questa esclusività di Dio per noi è gratuita e va vissuta. Quindi quel 2006, se io non lo coltivo, se io non lo ricordo, se io non lo vivo, se io non lo sperimento tutti i giorni, rimane lì, rimane quell'incontro. Rimane quella sigaretta che riprendo dopo 10 anni perché quell'incontro è svanito, perché non ho fatto niente per coltivare quell'incontro. E benché quell'incontro rimanga intimo dentro di me, l'unica maniera per coltivarlo, come dice Gesù, ci ha sprecato qualche bel vangelino, qualche bella parola, è portarlo agli altri. Perché se lo tengo per me, muore, l'incontro muore. Perché noi siamo costruiti così, semplice. Diceva il prete prima, quello di Pregaudio, lui è chiaro, l'ha detto molto semplice. La missione non è un optional per i cristiani, siamo fatti così. Quindi puoi incontrare Gesù, puoi pregare, puoi fare tutti i percorsi che ti pare, ma se tu non sei in missione, tu ti spegni. Perché la fede, che avete sentito un milione di volte, la fede si rafforza donandola, e se non la doni, muore. Se non sperimento questo amore di Dio, chiaramente è un gran casino. Viene meno l'obbedienza a Dio, l'obbedienza alla Chiesa, viene meno le certezze, pur con tutti gli input che ci avemo, e capite che sta dentro la Chiesa diventa difficile, perché la Chiesa chiede certe cose che non capiamo perché, perché non siamo obbedienti perché? Perché non siamo innamorati. Non siamo innamorati. Se sei innamorato stai al palo e qualsiasi cosa ti chiede la persona di cui sei innamorata, tu la fai. Una volta che abbiamo sperimentato l'amore di Dio, essere obbedienti è più facile. E pensa tutte le volte che io stesso sono in difficoltà nel combattere il peccato. Pensa ai miei peccati ricorrenti, che so tranquillamente che hanno peccati e che continuo comunque a farli.
Perché? Perché mi scordo di questo amore che Gesù mi ha donato. Un esercizio che possiamo fare per incontrare questo amore, per rinvigorirlo e per viverlo, è pregare per gli altri. La prima fase di qualsiasi missione è la preghiera. Perché non riescono le nostre missioni? Perché non preghiamo. Questa missione che stiamo facendo, provando a fare, faremo, non lo so, con le cellule, prevede 3 mesi di preghiera. 3 mesi di preghiera e servizi. E non sottovalutiamo sempre questo aspetto banale, dimenticandoci di pregare. Oggi ho pregato per questa persona? Oggi ci ho pregato? Io oggi non ho pregato per nessuno. Io oggi non ho pregato per nessuno. Io è 2 settimane che studio sta faccenda qui. E va bene, o mi riuscirà, non mi riuscirà, non lo so, ma io queste 2 settimane ho messo di fronte a Gesù in preghiera un nome. No, benché stessi preparando questo, perché io cristiano sono fatto così, tante chiacchiere, tante teorie e poi niente. Allora la mia condizione di cristiano è questa, parlo per me, se vi ci ritrovate sappiate che non siete soli, se non vi ci ritrovate sono molto contento per voi. Quindi questi incontri, questo amore vissuto. E una volta però che io ho fatto questi incontri, una volta che io ho scoperto questo amore, non posso non assumermi certe responsabilità. Ce le riassume Jovanotti con una canzone che adesso ascoltiamo. E poi... Buonasera e benvenuti a questo appuntamento del primo worship di quest'anno. Trovate sul vostro tavolo le cartoline che potete portare a casa, potete regalare a qualche amico, visto che stasera vi siete divertiti tanto, quindi potete dire al prossimo worship vieni con me a lodare il Signore. Siamo qua appunto per lodare tutti insieme, noi sul palco e voi sotto il palco, c'è un palco che ci divide, però agli occhi del Signore siamo tutti ad un piano, nel senso tutti uguali e vogliamo lodare il Signore. Per introdurvi questa serata vi mando, spengete con i cellulari, che tanto non vi chiama nessuno e lasciate perdere. Buonasera, ritardatari. Vi mando un piccolo video per introdurre il worship. Aspetta. A tu sì che vales. Sabato sera io pianto da morire guardando Tu sì che vales. Purtroppo non c'è il video ufficiale perché siccome è in concorso, fino a che non finisce il concorso non possono pubblicare il video su YouTube. Quindi però ho trovato, ha raccontato un po' la vicenda, la voce è bruttissima, quella del computer, però rende sempre l'idea. E vi consiglio, appena è finita tu qui sì che vales, di andarla a guardare perché è una testimonianza bellissima. Vai! Momenti di promozione a Tu sì che vales. Sul palco del talent show di Canale 5 è approdato Christopher Castellini, un illusionista costretto su una sedia a rotelle da una malattia degenerativa. Ho 25 anni, ha esordito Christopher. Vengo da un piccolo paese in provincia di Brescia e questa sera sono qui perché vorrei parlare in qualche modo delle nostre scelte. Il tema di fondo è, sono libere oppure no? Potrebbero essere libere o fare parte di un disegno più grande. Il giovane mago ha coinvolto i 4 giudici nel suo numero. Prima li ha invitati a prendere posto in ordine assolutamente casuale, su 4 sedie, ciascuna ricoperta da un telo.
Poi ha chiesto loro di scegliere una busta. Ciascuna conteneva 4 cartoncini di colori diversi. Alla fine della performance, il colore di ogni sedia corrispondeva magicamente al colore del cartoncino che ogni giudice teneva in mano. Vi confesso che anche io nella mia vita mi sono chiesto tantissime volte come mai sono seduto su questa sedia. Ma se c'è qualcosa che ho capito è che niente accade per caso. Bene, siamo nel posto migliore in cui potremmo essere, ha spiegato Christopher, mentre Jerry Scotti scoppiava in lacrime. Siamo nel posto migliore in cui potremmo essere. Voi siete seduti in queste sedie, sicuramente avete lasciato magari una famiglia a casa, degli amici al bar o una cena. Avete fatto questa scelta stasera di venire qua e vi assicuro che è la scelta giusta, perché noi stasera facciamo la cosa più bella che un cristiano possa fare, quella di... E vedeva come nel passato aveva comunque sempre qualcuno su cui fa affidamento, quindi c'era un'ombra intorno. Se io cado, c'è il mio babbo, mi aiuta, cado all'indietro, c'è la mia famiglia che mi aiuta. Invece adesso era come il sole a mezzogiorno, responsabile di se stesso, anzi addirittura lui diventava l'ombra di altri, tipo della sua famiglia, delle persone che erano accanto a lui. E quindi lui si trovava in questa situazione in cui ne ha passate talmente tante, ogni cicatrice è un autografo di Dio. Nessuno potrà vivere la vita al posto mio, lui spiega tutto il suo percorso della sua vita, e però adesso è lì, fermo e da solo. Non posso più delegarti i miei casini. Se succede qualcosa, io cado, non c'è più nessuno che mi prende. Ed ecco che noi cristiani siamo così. Siamo in una fase dove siamo soli, perché abbiamo incontrato Gesù, e siamo responsabili di questo incontro. Con una differenza rispetto a Giovanotti, sostituite tutte le volte che parla del sole, metteteci la parola Gesù. Gesù è sopra la nostra testa. Quell'incontro non ci lascia mai soli, quindi non avremo mai, cadremo, perché cadremo, i famosi fallimenti della nostra evangelizzazione, cadremo, ma noi avremo sempre Gesù che illumina il nostro cammino. E quindi non abbiamo niente da temere, perché siamo responsabili di questo incontro, ma non possiamo cadere senza che la nostra via sia illuminata di nuovo. Perché se penso a quello che ha smesso di fumare e dopo 10 anni ha ricominciato, io penso che il seme di Gesù dentro di lui è vivo e basta solo rischioccare, basta solo incontrare un altro cristiano che gli dice Gesù ti ama ancora, come quel giorno. Perché il seme di Gesù è dentro di noi, siamo stati creati per questo. Ascoltavo la radio qualche tempo fa e c'era un libro del Montanaro che ha fatto parecchie scalate, Everest, cacchi vari, e raccontava le sue esperienze sopra gli 8000, quindi meno 56 gradi. Boff, che racconta due particolari boffi. Uno che a un certo punto era arrivato in cima, voleva fare una foto e tutti quanti hanno detto cavali tuoi guanti per fare la foto, e quindi la foto l'hanno fatta. E l'altra buffa che raccontavano che quando sei a 8000 metri dentro una tenda e devi fare i tuoi bisogni a meno 50 gradi, racconta questo particolare buffo che insomma tu te devi accovacciare, sporgi fuori il sedere, uno ti tiene al davanti e ti guarda mentre tu fai le tue cose. Voi immaginate questi due occhi impallati che spengono e uno davanti che ti guarda. Mi faccia ridere sta. Allora ha scritto il libro questo. Voi questa pensate, io ci ho riso parecchio, ma quando tornate a casa pensateci, questa. Anzi, no, quando tornate a casa, quando vi ritrovate dal bagno, pensateci, uno davanti che vi guarda. Ha scritto un libro che non ho capito se è il titolo, ma è una delle frasi in copertina, Devo perché posso. Lui spiegava la montagna così, la fatica della montagna.
perché fai queste scalate? Perché ti dai questi obiettivi? Lui è anche un motivatore, grazie a sti percorsi che ha fatto, è anche un motivatore chiamato nelle aziende. Devo perché posso. Sono cristiano, sono evangelizzatore perché posso. Quando mi spaventa in cellula questa nuova missione da fare, non devo essere spaventato, perché la devo fare, perché la posso fare, perché altrimenti Gesù non me l'avrebbe chiesta. Se mi spaventa la missione da cristiano quale sono, non devo essere spaventato, perché Gesù non me l'avrebbe chiesto. E io ho girato la frase ancora: devo perché posso, devo perché voglio. Devo perché voglio, perché non posso lasciare che quell'incontro del 2006 rimanga solo per me. Io voglio che tu, a modo tuo, lo incontri anche tu. Un'altra frase di questo libro dice: ogni decisione, dal momento in cui la prendi, devi considerarla quella giusta. Quindi io stasera vi dico: scegliete stasera la missione. Perché è facile stare qui a lodare, fare due salti, due balli, ma quando usciamo da qui torniamo a essere il cristiano medio di tutti i giorni. Domani alla messa. Ah, ciao, bene, cellulare, la Bibbia, ogni tanto ascolteremo. Questa sera, se sei qui, devi scegliere di essere cristiano vero. Non importa cosa conosci di Gesù, non importa. Sempre uno degli ultimi corsi ci spiegavano che proprio nel momento in cui tu ti senti meno opportuno e meno capace, è lì che lo Spirito Santo si infila. Io che sono pieno di me stesso, lo Spirito Santo non riesce ad adoperarsi con me. Non riesce ad adoperarsi. Se tu ti senti incapace di fare la missione, lo Spirito Santo viene e ti porta via. E ti porta via. L'abbiamo cantato fino adesso. O ne buono, o è solo per fare un po' di musica. Lo Spirito Santo viene e ti porta via. Quindi scegliere la missione. Sul gruppo che avevamo del One Way Worship, a un certo punto è venuto il fatto: chi fa il talk? Io so fare poco, cioè io, si pensa alla missione che posso fare io, tipo quelle cose, senti tutti i giorni il tuo fratello come sta, portagli la spesa in casa, tutte queste beghe, mi fa solo il magone, insomma. Nel mio piccolo vedevo che Gesù comunque, sta cosa nel tuo piccolo, la se fai la devi fare, perché se no ti scordi di questo incontro del 2006. Quindi magari il prossimo worship del 2, io qui dentro, per quello che conosco e non conosco, io già ne ho visti tre che potrebbero fare questo worship. Prendere un brano del Vangelo e spiegarlo. Devo perché posso. Quindi non dovete avere paura di niente, non dobbiamo avere paura di niente, perché il Signore ci dà sempre la forza. Veniamo al dunque. Innamorati pazzi di Gesù, lui lo è di noi. Quindi io devo rinvigorire questo incontro che ho avuto con Gesù, piccolo, grande. Qualcuno me l'ha annunciato su questa sera per sbaglio, solo perché uno mi ha invitato. Gesù stasera ti ha voluto qui. Siamo com'era prima il video, nel posto dove devo stare, diceva Fabio, com'era? Nel posto giusto dove devo stare, ci sono stasera. Allora il primo sforzo che dobbiamo fare è questo qua, perché noi siamo molto attaccati alle nostre sicurezze. Se cammino con le mie scarpe, esco di qui e mi blocco subito, perché io ho sempre la mia infrastruttura, mo devo fare questo, devo fare quello, devo fare l'altro. Invece Dio, innamorato di me, ha in mente cose grandi per me. Ma se cammino con le sue scarpe, se io cammino con le mie scarpe, domattina vado alla messa. Ebbene, finita la mia vita di cristiano, la mia settimana di cristiano, farò un incontro durante la settimana. Beh, lode te, Signore, quanto sei bello, quanto sei bravo. Finisce lì, perché io cammino con le mie scarpe. Invece, quando andavo a letto la mattina alle 5 e alle 7 andavo a lavorare, mi svegliavo per andare a lavorare, io facevo follie per amore, facevo follie. E Gesù ci vuole folli, ci vuole folli.
Mentre preparavo questo talk, c'è Marco, il mio marocchino, che non ha dove dormire, dorme nel mio garage da un mese. Dorme nel mio garage da un mese. Gli abbiamo dato due coperte. E... Valè, è un pochino più riparato, un bel garage, eh? Comincia a fare freschino, eh? Perché non ha più la casa. Non la trova troppo grande, troppo megna, poi un pochino cos'è, fanfarone, il mandon via, dalle qua, dalle là. Io sto qui a chiacchierare di quanto è bello e bravo Gesù, e Gesù mi mette davanti Marco, il marocchino, che dorme nel mio garage. E io le palle per dirgli Marco vieni a dormire sul mio letto, perché io vieni sul mio divano, il letto non ce l'ho. Io non ce l'ho, perché sto dentro le mie scarpe. Ed è il microccio che mi rimane dentro. Ma parecchio, questo mi fa male parecchio, perché io questo passo devo perché posso, io non lo faccio. Non faccio manco il passo dei degni Marco viene a fare una doccia, perché mi profuma dopo uno che c'ha una casa normalmente. Perché sto dentro le mie scarpe. Capite, non è facile, Gesù ci chiede di rinunciare a tante cose della nostra vita. Allora cambiamo mentalità. Magari io stasera prenderò il coraggio, domattina appena vedo Marco, ma guarda che sti giorni, pum, angoscia parecchio vedello, quando so che me le ha felprato, io non scappo. Non scappo per non vedello, per non dirgli, vieni a fare una doccia, perché alla fase viene a dormire sul divano, non ci arrivo sicuro, i miei fioli, come fa, no, no, no. Signore, lode, cantiamo e lodiamo. Va bene. Togliamo queste scarpe. Ora vi verrà distribuito a tutti voi, possiamo partire, una penna, un foglietto e un sassolino. Quindi io mi sento custodito da Gesù. Io ho una casa, il divano lo tengo per me per guardare X Factor, la doccia la tengo calda per me. E io mi sento immensamente amato da Gesù ogni giorno. Su questo io potrò sempre testimoniare la mia vita, questa meraviglia, che Gesù mi ama profondamente. Ma chi custodisce Marco? Perché Gesù ama profondamente anche Marco, è anche musulmano probabilmente, quei musulmani che fanno manco il Ramadan. E io sono chiamato a fare quella cosa che ho detto prima che non facciamo mai. Lo sapete perché Marco io non gli ho chiesto manco della doccia? Perché io non ho mai pregato per lui. Io non ho mai pregato per Marco. Io non ho mai pregato perché per fortuna l'inverno tarda ad arrivare, come diceva la canzone, ancora dentro al garage non si muore dal freddo. Non l'ho mai fatto perché io sono un cristiano fatto così. Sto dentro le mie scarpe, usciamo dalle nostre scarpe. Ci viene dato un foglietto. In questo foglietto noi dobbiamo scrivere il nome del nostro Marco. Il nome della persona che abbiamo vicino, che incontriamo tutti i giorni, che sappiamo è amata da Gesù e che sappiamo che magari non conosce Gesù proprio per colpa nostra. E badate che non è facile, io questa cosa con le cellule ce la chiedono da 30 anni, io questa famosa lista non l'ho mai scritta, penso, benché nella cellula te la chiedono, è una delle prime cose che chiedono di fare. E levare le scarpe mi serve proprio per fare questo passo successivo, perché io devo avere il coraggio domani, se Marco viene a dirgli vieni almeno a fare una doccia, lo devo trovare questo coraggio, perché devo, perché lo posso fare, perché Gesù mi ha dato una casa e la fortuna di averla e tutto quanto, non posso negargli questo. Quindi adesso ci prendiamo un attimino, mentre con un tappetino musicale, dato che non avremo le scarpe, ci togliamo tutte le scarpe. Ecco, vedi, bravo, questa frase mi è piaciuta, questo sì, mi è piaciuto. Perché è vero, chi cacchio me il fa fa? L'ultima volta ho fatto tirare fuori i soldi, volevo fare quello, per me va bene uguale. Per chi c'era l'ultima volta. Allora,
Non temete, ci sono due ampie finestre, dopo le sfrutteremo, togliamoci le scarpe, perché possiamo farlo, perché stasera comunque lo faremo. Senza scarpe, scriviamo su questo foglietto questi nomi delle persone che hanno bisogno del nostro amore, che hanno bisogno di Gesù e che dipende da noi che incontrino Gesù. Se puzzano, ragazzi, non gli fa niente. Non importa, non importa. Voi pensate solo questo, che voi incontrando questa persona nei prossimi giorni, perché è una persona che ci avete vicino, potrete pensare: io per te ho infettato tutta una sala piena di persone con la pozza dei miei piedi, perché io per te mi sono tolto le scarpe, ho fatto solo sta stupidaggine, perché fino adesso ho fatto solo questo, ho solo tolto le scarpe. Quindi con il tappetino musicale ci togliamo le scarpe, ci diamo 3 minuti per pensare alle persone a noi vicine, vicine, eh? Non è detto che le dovremmo per forza amare alla follia, possono starci anche antipatiche. Io c'avevo un collega che non ci sono per niente d'accordo e tutti i giorni pensavo: però anche lui deve incontrare Gesù, e non l'ha incontrato perché non ho fatto niente. Quindi togliamo le scarpe e scriviamo questi nomi. Seriamente, pensateci, perché è responsabilità nostra, eh? Alza il tappetino. Le persone che incontriamo tutti i giorni, ci sarà quella persona che incontriamo tutti i giorni. Io incontro spesso il mio babbo e la mia mamma e l'unica cosa che gli dico è: oh, oh, no, ciao, buongiorno, oh. E loro, che vanno alla messa tutti i giorni e meno cristiani di me, hanno bisogno di incontrare Gesù, hanno bisogno che io glielo annunci, perché tutti hanno bisogno di essere, di ricevere l'annuncio di Gesù. Troviamo questi nomi, non abbiate paura, perché ci sono, non abbiate paura, ce ne sono tanti. Ci siamo? Ce l'abbiamo almeno tutti un nome? Ora prendete il sassolino in dotazione, mettetelo dentro una scarpa scelta, me ne date uno? Un sasso? Scegliete una scarpa, lo mettete dentro. Ci facevate a scuola di scrivere le cose importanti qui? Io ci facevo. Questo me lo devo ricordare, questo me lo devo ricordare. Allora, questa sera, fino a che non andiamo a letto, terremo questo sassolino dentro la nostra scarpa. Fastidiosissimo, sì. Molto, molto fastidioso. Marco, che dorme nel mio garage, per me è molto più fastidioso di un sassolino. Ma parecchio. Quindi, ogni volta che incontrerete questa persona, voi ricordatevi che per lei avete messo un sassolino nella vostra scarpa. Arriviamoci fino a casa, eh? Facciamo lo sforzo di tenerlo sto sassolino, almeno quello. Facciamo lo sforzo di domani, quando incontreremo questa persona, domani all'altra, al lavoro, che avete scritto: t'ho pensato sabato. Nel vostro cuore saprete che l'avete pensata sabato questa persona. Avete fatto qualcosa per lei, non dovete dirgli niente. Perché la fase successiva a tutto ciò è quello che mancano ai cristiani, la preghiera. E impegnatevi durante questa settimana, questo periodo, quanto vi pare, anche 10 anni. Io conosco gente che è 10 anni che prega per la conversione di altre persone, che
che non si convertono, non si convertono. Non importa, però pregano, pregano. Io ti affido, Gesù, oggi ti affido nella mia preghiera, Marco. Gesù, oggi io ti affido Marco, domani, quando vedo Marco io, cioè, pensa a questo sassolino, non posso lasciarlo puzzolente, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, perché? Perché sono stato creato così. La missione non è un optional per i cristiani, siamo fatti così. Nella preghiera scoprirete anche un'altra cosa molto bella, che riesce ad alleviare tutte le ferite, riesce a far vedere il bello anche quando non lo vediamo. Marco è brutto e sporco, non ha apparenza né bellezza ai miei occhi, come direbbe il Vangelo, e io vedrò tutta la sua bellezza se riesco a pregare per lui, ma altrimenti non vedrò proprio niente, vedrò un marocchino che falcia il prato. Ricordatevi i vostri Marco durante questa settimana, pregate per loro, perché il mio incontro del 2006 non mi serve a niente se non prego tutti i giorni per chi voglio che viva quell'incontro. Marco avrà un incontro con Gesù? Musulmano? Non lo so, non lo so. Viene meno forse il mio impegno nell'evangelizzarlo? Non può venire meno, perché io sono stato creato per questo. Gesù mi ha voluto talmente tanto bene che la cosa più bella che poteva fare per me era farmi vivere il suo amore per ridonarlo. E se ci ha creati perfetto e su immagine e somiglianza, sarà qualcosa di bello. Concludo con una frase. Il mio prete qui presente, Don Simone, aveva scritto il bollettino da un paio di settimane fa. C'ha sto cruccio anche lui, mi pare. L'ho incontrato, mo mi potrei dire che tu hai copiato, però ho vissuto spesso queste cose, le vivo spesso anch'io. E lui si rammarica in questo bollettino di non amare abbastanza Gesù, di non fare abbastanza, almeno come l'ho interpretata io, dopo è quello che vive in me. Tutte le volte che ama più i ragazzi con i quali passa le sue giornate rispetto a Gesù. E dice a un certo punto: per trasmettere Gesù non possiamo, a mio avviso, oggi avvalerci della dottrina da insegnare, perfezionandoci e aggiornandoci sulle nuove tecniche catechistiche narrative. Siete qui stasera perché questo sistema l'hanno inventato, il worship, una ficata, raggiungiamo tanti cristiani, siamo aggiornati, 30 anni fa facevano col rosario, ma noi mo adesso suoniamo la chitarra, ok? O inculcando precetti da far rispettare. Viene la messa, mi raccomando, la preghierina la sera, la mattina, la messa, mi raccomando la messa. Non oso immaginare, chiede a Simone quante di queste persone che lui sta pensando vanno alla messa. Penso il 10%. Senza preoccuparci, quindi, per trasmettere Gesù non possiamo, a mio avviso, oggi avvalerci della dottrina da insegnare o inculcando precetti da far rispettare, senza preoccuparci se prima ho imparato il suo nome, non di Gesù, ma del ragazzo a cui si riferisce, se ho conosciuto i suoi genitori, se ho asciugato qualche sua lacrima, se prima non l'ho amato concretamente. Scopro pian piano che uscire dalle sacrestie, per dirla come Papa Francesco, implica munirsi di uno sguardo più profondo, di occhi che sappiano andare oltre all'apparenza di un carattere scontroso e strafottente. Implica rivolgersi verso l'alto e dire: Gesù, cosa avresti fatto tu al mio posto di fronte a questa persona? Implica il salto della fede, che alla fine è credere più al proprio cuore che alla propria testa razionale, il cuore. Tutte le nostre teorie da evangelizzatori non servono a niente se non ci mettiamo il cuore, se non ci mettiamo il nostro cuore per incontrare il cuore dell'altra persona. Tutte queste chiacchiere che ho fatto stasera non servono a niente se io non trovo il coraggio di fargli fare almeno la doccia, Marco. Non servono a niente, a niente, a niente. Posso anche smettere di andare alla messa domattina perché ci vado pro forma, se non sento questo cuore nelle mani di Gesù. Concludo con una frase di Don Milani, con la quale conclude anche Simone.
Signore, perdonami se ho amato più i ragazzi che te. Signore, perdonami se ho amato più Marco che te. Se è così, ti chiedo di mettere tutto sul tuo conto. Buona preghiera. Adesso invochiamo il nome di Gesù, che ci darà tanta forza per fare tutto quello che dobbiamo fare. Forte tutti insieme.
alziamo la voce. Il nostro desiderio grande è stare con te, Signore, e ci arrendiamo alla tua volontà. Sono qui prostrato davanti a te, arreso a te, arreso a te. Sono qui, Signore, stringimi, arreso a te, io voglio te, io mi arrendo. Tua grazia, oh Dio, ho fame di te, ho sete di te. Io so che sale il mio grido a te, parla mio Dio, parla mio Dio. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti, io voglio solo te. Io mi arrendo, io mi arrendo, voglio conoscerti. Io solo te. Vogliamo arrenderci, Signore. Abbiamo messo a terra arco e freccia. Siamo disarmati. Scuoti dentro me come un vento. Una via in me.
già dentro me come un fuoco che apre una via, apre una via in me. Scuoti dentro me come un vento che apre una via, apre una via.
Ed è nel tuo nome che siamo stati liberati, Signore. È nel tuo nome che hai spezzato le nostre catene, le catene del rancore, dell'odio, dell'ipocrisia. Ci hai resi liberi. E noi danziamo così. Mi crederai se ti dirò che tutto ciò che vuoi solo Gesù te lo può dare, mai lo lascerai. Libero sei e ballerai nel suo amore. Libero sei e ballerai nel suo amore. L'unico figlio Dio non ha esitato a dar per te. E sulla croce ti ha mostrato il suo perfetto amore. Libero sei e danzerai nel suo amore. Libero sei e danzerai nel suo amore. Che non finirà mai, non si è sbagliato Gesù, sì lo ha fatto per te. Ed è per questo che tu puoi ballare e puoi lodare Dio. È tempo di godere della libertà. La nostra gloria dovrà andare della gloria. Libero sei e danzerai nel suo amore. Libero sei e danzerai nel suo amore. Che non finirà mai, non si è sbagliato Gesù. Sì, lo ha fatto per te, ed è per questo che tu puoi ballare e puoi lodare Dio. La sua luce è per noi, la sua vita è in noi, in tutto il mondo noi lo loderemo e balleremo in Dio. Sempre noi siamo fermi in te, fermi in te nelle tue vie. Siamo fermi in te in tutto ciò che hai fatto per noi, nel tuo grande amor per noi. Danziamo in Lui. Libero sei e danzerai, lo sai. Libero sei e danzerai, libero sei. Libero sei e danzerai, lo sai. Libero sei e danzerai nel suo amore che non finirà mai. Non si è sbagliato Gesù. Sì, lo ha fatto per te, ed è per questo che noi danzeremo e loderemo Dio. La sua luce è per noi, la sua vita è in noi, in tutto il mondo noi lo loderemo e balleremo in Dio. E con questa ultima canzone noi vi ringraziamo di essere stati qui a pregare con noi. Vi diamo appuntamento al 2 dicembre, trovate il nostro calendario dei worship nei tavolini, ci sono delle cartoline. E ci vediamo il 2 dicembre, non andate via subito perché comunque ci sono dei dolcetti e possiamo passare altri momenti insieme. Vi ringraziamo per la preghiera e ci vediamo a dicembre. Ciao, grazie. Aggiungo una cosina. Allora, in fondo ci sono delle, ci hanno regalato 10 copie della Voce perché c'è un bellissimo articolo proprio sull'esperienza del worship. Voglio dire una cosina che l'anno scorso era un po' diverso. One Way Worship non è come l'anno scorso solamente un gruppo musicale,
che è quello qua che vedete, che anzi farei anche un applauso a Riccardo. Solitamente gli applausi al worship si fanno solo per Gesù, però stavolta è il suo primo worship, quindi un applauso di incoraggiamento perché possa continuare. E l'invito a tutti voi, e magari anche conoscete, appunto dicevo, We Worship non è più un gruppo musicale, ma è un progetto della pastorale giovanile, un progetto che ci vediamo tutti i giovedì sera qui alla cantina del seminario, non solo i musicisti, ma non solo i musicisti, ma tutte le persone che magari gli piace lodare con la metodologia del worship, gli piace soprattutto conoscere più a fondo la parola di Dio. Ci vediamo il giovedì sera dalla cena, poi dopo cena facciamo un piccolo worship, non con tutta la strumentazione, ma solamente con chitarra e voce. E poi lavoriamo appunto per queste serate mensili che è aperta a tutti. E quindi ecco, ripeto, Huawei Worship non è più un gruppo musicale, ma è diventato un vero progetto che vuole promuovere questa metodologia del worship e vuole chiaramente portare più persone, magari anche più musicisti, a conoscere questo genere musicale e magari a far parte della band. Vorremmo creare più band, non solo una band, ecco, vogliamo creare più musicisti che magari ci alterniamo anche durante il worship, come abbiamo fatto stasera, proprio per poi dare la possibilità a tutti i musicisti di ritornare nelle proprie parrocchie, nella diocesi, esprimere i propri talenti grazie insomma allo strumento, alla voce. Quindi ecco, è un invito semplicissimo. Se volete poi contattarci, abbiamo tutte pagine Facebook, Instagram, seguiteci sui social. Anzi, ci servirebbero, se avete un canale YouTube, bisogna raggiungere 100 iscrizioni per fare le dirette su YouTube. Quindi se avete un canale YouTube, iscrivetevi al canale Huawei Worship. Almeno potremo fare anche le dirette di YouTube. C'è un prete? Ci vieni a dare una benedizione e poi facciamo l'ultimo canto. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Grazie a Dio. Non è finita? E adesso si balla! Jesus,
You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Throughout the way, the truth and the life, we live by faith and I'm by sight for you. Believe and I'll follow you. You are the way, the truth and the light. We live by faith and now by sight for you. We live in hope for you. You are the way, the truth and the light. We live by faith and now by sight for you. We live in hope for you. You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight for you. We're living all for you. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Buon dolce, buona serata e buonanotte.